Siete stati davvero in tanti a richiedermelo, per cui eccomi qui a fare un video sulla tappezzeria. Ci tengo a fare subito una precisazione. Questo non è il classico video tutorial dove insegno qualcosa. Piuttosto vuole essere un video dove condivido il metodo che utilizzo io, che applico io per la tappezzeria. La strumentazione che utilizzo è di facile reperibilità e che comunque chiunque di noi può avere già in casa. Come dicevo, questo video nasce proprio solo come elemento di condivisione, magari per stimolare qualcuno a misurarsi con qualcosa di nuovo che non. Per prima cosa elimino la vecchia tappezzeria, togliendo prima la passamaneria, poi il tessuto. Cerco di togliere tutti i punti che mi è possibile, dove invece risulta troppo difficile, taglio con un cutter. Il vecchio tessuto lo tengo e lo utilizzo come modello per tagliare le sagome sul tessuto nuovo. Stendo il tessuto scelto per la tappezzeria sul dritto e ci appoggio sopra le vecchie sedute, stendendole con cura per eliminare le pieghe. Quando il vecchio tessuto è deformato, ha preso un po' la sagoma della sedia, è necessario, per poterlo stendere bene, stirarlo con il ferro a vapore. Lo posiziono facendo in modo di avere tutto intorno un margine di 2-3 cm di tessuto libero, poi metto degli spilli per fissare. Prima di tagliare, verifico sempre, misurando con il metro da sarta, di avere le giuste proporzioni e quindi anche un pezzo di tessuto sufficiente per andare poi a ricoprire senza problemi. Fatta questa verifica, taglio il contorno. Poi faccio i tagli in corrispondenza dell'innesto degli schienali. Eseguo un taglio a Y, come questo che vedi nelle immagini. Adesso sono pronta per posizionare il tessuto sulla mia sedia. Lo aggiusto già intorno allo schienale, ripiegando i lembi verso l'interno. Se si formano delle pieghe in questo punto, con le forbici vado ad allungare un pochino i tagli, in modo che la sagoma di tessuto calzi meglio sulla sedia. Ora passo al fissaggio e per farlo utilizzo chiodi con la testina larga, come questi, e il martello. Io inizio dalla parte posteriore della sedia, risvolto il tessuto per evitare che si sfrangi e in questo modo mi sembra che si fissi anche meglio, in maniera più salda. Ed inizio a fissarlo appunto nella parte centrale, mettendo alcuni chiodi. Cerco il più possibile di tenerli allineati in modo da coprirli più facilmente con la passamaneria. Giro la sedia sulla parte anteriore ed eseguo la stessa operazione fissando la parte centrale. Prima di fissare, passo la mano sulla seduta in modo da tendere il tessuto. Fatto questo, torno di nuovo sul retro per completare il lavoro. Prima di terminare completamente il bordo, fisso il tessuto intorno allo schienale, agli innesti dello schienale, poi riprendo nuovamente sul bordo. Prima
prima di finire taglio via il tessuto in eccesso e fisso l'ultimo lembo. Se si formasse qualche piccola piega, posso comunque nasconderla sotto la passamaneria, purché siano davvero molto piccole. Terminato di fissare il fronte e il retro, eseguo lo stesso procedimento per i due fianchi. Fisso prima su un fianco la parte centrale con alcuni chiodi, poi giro la sedia e fisso la parte centrale dell'altro fianco. Poi entrambi i lati fino in fondo. Intorno allo schienale può essere che sia difficile, almeno per me a volte è difficile fissare il tessuto. Quindi cosa faccio? Punto il chiodo e lo posiziono con le dita. Poi utilizzo un cacciavite e martello. In questo modo riesco ad affondarlo anche nelle parti difficili senza ammaccare il legno o rovinare il tessuto. Restano da completare gli angoli anteriori. Procedo in questo modo. Con le dita ripiego il tessuto formando appunto due pieghe che si incontrano a V proprio sullo spigolo. Le fisso con due chiodini. Vado a tagliare il tessuto in eccesso, sagomandolo sulla linea del bordo della mia sedia e fisso sempre con i chiodini per fermare il tessuto. Per finire la passamaneria, anche se devo ammettere che a me personalmente piace tanto anche così con i chiodi a vista e credo che tutti gli amanti dello shabby saranno d'accordo con me. Dicevo, la passamaneria, per applicarla mi servo di una pistola a colla a caldo. Semplicemente metto la colla per qualche centimetro sul bordo chiodato e poi applico la passamaneria. Nei punti più difficili faccio il contrario, metto la colla sul retro della passamaneria e poi la posiziono, facendo qui attenzione a non sporcare la tappezzeria nuova. Alla fine mi ricongiungo con il punto iniziale, tagliando la passamaneria un centimetro più lunga e la ripiego su se stessa verso l'interno prima di andare a fissarla definitivamente. Questo evita che la passamaneria appunto si sfrangi. Ed ecco il lavoro completato e la sedia finita. Ora vuoi sapere tutto sul mondo del restyling e della decorazione? Sul portale manodopera.tv trovi i videocorsi completi su tantissime tecniche. Manodopera.tv, un buon lavoro inizia da buone basi.